se non vengono prese con l'atteggiamento giusto si possono complicare. Ovviamente, come tutte le partite, rispettiamo gli avversari, ma sappiamo benissimo che molto dipende da noi. Questo è il manifesto di Fabio Moscelli, direttore sportivo di un Manfredonia che guida con il Bisceglie la classifica del girone A di eccellenza pugliese in vista della sfida al San Marco in programma sabato a San Ferdinando per la 17ª giornata. Ancora una volta il team di Pasquale De Candia non potrà giocare nel suo stadio, il Miramare. Per noi ormai è diventato, non dico un capitolo chiuso, è normale che la speranza c'è sempre, però noi non possiamo perdere energie e la concentrazione su quello che poi deve essere il nostro obiettivo. Se arriverà, noi saremo contentissimi perché potremmo iniziare a goderci anche la piazza e goderci i nostri tifosi, e di conseguenza sarà anche una spinta per un girone di ritorno, diciamo, che sarà un campionato diverso da quello dell'andata. 36 punti totalizzati nelle prime 15 partite giocate, una in meno del Bisceglie perché il Manfredonia deve ancora giocare il recupero contro il Foggia in Cedit, partita sospesa l'8 gennaio per un infortunio all'arbitro. Oltre a noi, il Bisceglie, le squadre attrezzate che noi rispettiamo tantissimo sono il Corato, il Canosa, lo stesso Mola che ha fatto un buon mercato. Ovviamente poi guardando il nostro cammino non posso essere che soddisfatto ad oggi perché siamo primi in classifica, se riusciamo a vincere il recupero siamo a 3 punti dalla seconda, siamo in finale di Coppa dove il primo match abbiamo fatto una grande gara vincendo 3-0, però sappiamo che nulla è conquistato. Parallelamente alle ambizioni riguardanti il campionato, viaggiano quelle in Coppa Italia Dilettanti. Domenica 5 febbraio sarà tempo di giocare la finale di ritorno della fase regionale della competizione contro il Manduria. All'andata è stato 3-0 per il Manfredonia, ma Moscelli chiede ai suoi di azzerare quel risultato. Se andiamo a ricordare che il Milan aveva chiuso con Liverpool nella finale di Champions League con un risultato di 3-0 e secondo tempo si è fatto raggiungere nei 45 minuti, figurati se non può capitare nel 90. Il calcio è pieno di sorprese e noi non ce lo possiamo permettere. Vogliamo questa coppa a prescindere dai sacrifici, ma la vogliamo perché ci vogliamo togliere questa grande soddisfazione iniziando dalla Coppa regionale.